Ciao Federico. Ciao Giovanni e ciao anche ai nostri ospiti, è di sette briglie, Ciao. Zocchedu di Ciao a tutti voi. Lercio, Benvenuto lo all'Erso nel sporco nostro che fanno tutti, canale. lo sporco che fanno tizia. Esatto. È stato meraviglioso perché dopo il nostro video sul male, rivista satirica fine anni 70, inizio anni 80, moltissimi commenti facevano riferimento che la satira in Italia non è morta, ma c'è Lercio e abbiamo invitato Lercio, hanno detto di sì e benvenuti. È un grandissimo piacere avervi con noi. Abbiamo Eddie Settembrini e Gianni Zucchetto della redazione di Lercio. Grazie a Grazie voi. Anche per essere qui con noi. Ci fa un enorme piacere. a noi, anche Anche a noi, grazie a voi per l'invito di nuovo. Bene, allora direi che possiamo partire giusto Sì? con le nostre domande. Allora, non litigate per rispondere, vedete voi come coordinarvi. Io parto da una piccola citazione di un grande autore, Karl Kraus, che era autore satirico ma anche giornalista, diresti anche un giornale. Ve la dico direttamente in italiano, non ancora in tedesco. Ben venga il caos, poiché l'ordine non ha funzionato. Kraus diceva che effettivamente a volte serve scompaginare l'ordine, serve mettere quel non so che di imprevedibile per ridare un senso alle cose, anche alla nostra società. Quindi Lercio come nasce? Da una voglia di stupire, di provocare o appunto di ridare un senso alla società? Vai Gianni. Vado io. Sì. Quando si nomina Kraus, ci sei sempre. Sì, allora, in quella frase di Kraus c'è già quasi tutto, perché la satira ovviamente ha a che fare con la sfera dell'anarchia e del disordine. Non è un caso che già in età greca, appunto, era Dioniso che diciamo, provvedeva al riso in questo senso. Nasce per. Non nasce con un'idea diversa da quella che c'era già, perché noi, come autori di Lercio, siamo passati prima per la palestra di Luttazzi, che era un sito dove si raccoglievano appunto battute degli utenti, e poi Daniele Luttazzi le sceglieva e ne pubblicava. E così, ci siamo conosciuti. Quando poi la palestra è stata chiusa, qualcuno di noi aveva aperto un sito che in teoria doveva proseguire quel lavoro, ovvero battute di una sola frase che si chiama One Line, e quel sito c'è ancora, si chiama Acido Lattico, però non ha avuto tanta fortuna. Pochi anni dopo, Michele Incollo, che faceva parte di quel collettivo, del nostro collettivo Acido Lattico, ha dato, diciamo, il là a Lercio, che andava un po' oltre, perché oltre alla battuta, appunto, che è il titolo, e che ovviamente è la parte, diciamo, che più importante, perché comunque la vetrina c'erano gli articoli, e l'idea era quella di fare il verso a leggo, tant'è che sia la grafica che insomma l'impagina di Lercio è molto story, il tipo di font è molto simile a leggo. Cosa c'è di, diciamo, di caos da voler, qual è il caos che bisogna creare in questo caso? È stigmatizzare il giornalismo sensazionalistico, quello fatto solo di titoli che devono attirare i lettori, perché comunque sono dei click, e l'economia sul web va così, soprattutto quella giornalistica, e che magari fatta anche da, per carità, a volte anche da bravi giornalisti che scrivono articoli interessanti, ma il cui titolo è fuorviante, per esempio. In altri casi, ovviamente, il giornalismo è asservito a questo o a quel potente di turno, quindi anche lì, ovviamente, non si fa del giornalismo tout court, ma si fa un po' giornalismo, magari un po' propaganda, magari un po' si mente, si esagera. Ecco, a tutto questo noi rispondiamo con qualcosa che è palesemente falso, ma che, come dicono gli inglesi, nasconde un granello di verità, che è la verità satirica che noi pensiamo di trasmettere. Questo è il caos, l'anarchia che vogliamo creare, un Bene, po' questa, ecco. allora io ti posso dire da giornalista che effettivamente hai ragione. Purtroppo la nostra professione è scivolata molto verso il commerciale, si tende a fare clickbaiting, si tende a catturare con del falso sensazionalismo. Voi invece riuscite a catturare con un sensazionalismo, permettimi di dire, di maniera, ma che punta a ridere, sconvolgere, ma anche a far pensare. C'è qualche argomento che in particolare ha solleticato i vostri follower, magari li ha anche spinti a dibattere, perché la satira deve servire anche a questo, non solo a strappare la risata, deve far riflettere. C'è qualcosa in particolare che li ha stimolati? Come premessa qui dobbiamo fare questa, cioè il fatto che noi siamo più o meno 20 autori,
in redazione al momento e siamo piuttosto liberi. C'è ovviamente una linea editoriale che ci siamo dati, cioè, diciamo, tra questi 20 c'è un gruppo un po' più ristretto che decide alcune cose, tra cui la linea editoriale, anche se la linea editoriale alla fine è venuta fuori molto naturalmente, non abbiamo avuto bisogno di discuterla, perché avendo proprio delle radici in comune, come diceva Gianni, provenendo tutti da quel posto e dalla palestra di Luttazzi, alla fine ci siamo ritrovati a condividere praticamente tutto. Però lasciamo anche molta libertà agli autori di proporre articoli, di proporre titoli. E ognuno ha, diciamo, il suo campo privilegiato quando poi si scrive di satira. Per esempio, a me piace molto scrivere di religione, c'è chi preferisce la politica, chi magari preferisce la satira di costume, che anche quella ci deve stare. Per cui alla fine diciamo che utilizziamo un po' tutti gli strumenti della satira. Come sappiamo, la satira si occupa fondamentalmente di politica, religione, sesso e morte. Questi sono i quattro grandi temi. Noi di solito li affrontiamo tutti e i nostri lettori ormai ci conoscono così. Poi è chiaro che ci sono degli argomenti che suscitano un po' più di polemiche rispetto ad altri. Lo sappiamo, la religione è quella che inevitabilmente poi alla fine, alla fine succede che tu, dopo che hai scritto un articolo sulla religione, apri l'email il giorno dopo e trovi delle invettive, diciamo, se non delle vere e proprie minacce. Un altro aspetto è quello dei tifosi di calcio. Allora, i tifosi di calcio sono una categoria che difficilmente lascia passare un articolo sulla loro squadra del cuore. Ecco, pure loro tenderanno a dirti che non hanno gradito. Però in questa classifica particolare, che noi abbiamo anche fatto proprio dei permalosi tra i nostri lettori, svettano in testa, un po' a sorpresa, i sostenitori del Palio di Siena. Ecco, se tu fai qualcosa sul Palio di Siena, stai sicuro che troverai delle email di persone che si incazzano perché hai. Noi addirittura una volta ci scrissero dicendo: cioè, togliete quella foto che avete messo perché dico, guarda, l'abbiamo scattata noi. Cioè, è andato uno di noi a Siena, ha fatto la foto della piazza. Dice: no, però si vede il vessillo di non so che cosa. C'è scritto il comitato di tutela del vessillo. So un cazzo che si lamentava per il fatto che non le avevamo utilizzate. E questo ogni volta, ogni luglio e agosto, succede così. Mi è sollevato un'altra questione. Il male ricevette all'epoca denunce, querele, sequestri, di tutto e di più. Voi avete un team legale che vi supporta, che vi dà una mano? Perché immagino che ogni tanto qualche incidente di percorso possa capitare. Allora, innanzitutto ci sono due avvocati nella redazione, un uomo e una donna, e quindi loro sono i primi a cui ci rivolgiamo. Però quando Eddie parla della linea editoriale, ovviamente questa tiene anche conto del problema, per esempio, del rischio di diffamazione. Grazie a Luttazzi, molte di quelle cose che noi abbiamo detto e che diremo oggi ce le ha insegnate Luttazzi, perché dal punto di vista della scuola satirica tutte le sue piccole pillole ci aiutavano. E quella della diffamazione, per esempio, è stata un insegnamento molto importante. Io non posso, per esempio, per quanto possa odiare un politico, per quanto possa essere certo che quello che sta facendo è magari, dal mio punto di vista, sbagliato, una sorta di quella "io so" di Pasolini, ecco, per citare un grande, noi siamo piccoli, citiamo i grandi. E però ovviamente non posso dire a una persona che ha compiuto un reato se non l'ha compiuto. Tant'è che c'era questa, mi ricordo che mi pare ottobre o novembre 2013, Berlusconi ricevette la sua prima condanna definitiva per frode fiscale, mi pare. Ok, io in quel momento ho detto: ah, posso scrivere un articolo dove posso scrivere il pregiudicato. Ecco, in quel caso sì. Anzi, per me è stata proprio una cosa liberatoria. Ho usato un sacco di sinonimi perché in quel momento finalmente potevo dire una cosa che invece in passato non potevo fare. Ecco, questa è la prima, diciamo, la via maestra è tenere conto ed evitare assolutamente qualsiasi tipo di diffamazione o comunque di insomma, scrivere qualcosa che risulti illegale. Sì, ci sono capitate più che altro delle polemiche in realtà, perché cos'è, appunto, questo è il bello della nostra, diciamo,
del nostro percorso, che abbiamo imparato anche abbastanza in fretta a essere attenti, e quindi diciamo ce ne facciamo anche un vanto del fatto che difficilmente possiamo essere citati in giudizio per qualcosa. Adesso forse Eddie si ricorda magari più che altro la polemica sul caso Kodakons, se vuoi raccontarla, Sì, che è no, molto. quella è stata una curiosa minaccia di querela che abbiamo ricevuto. Qui bisogna fare una premessa. Allora, il Codacons è molto attivo e ogni volta che c'è qualche scandalo, insomma, si infila nella discussione. Successe, se vi ricordate, che Achille Lauro simulò un battesimo sul palco dell'Ariston, se non sbaglio 2021, adesso non ricordo bene l'anno, e il Codacons lo querelò. Per blasfemia, insomma. E noi facemmo un articolo invece in occasione dell'intervista che fece Fazio a Papa Francesco. E il nostro articolo diceva, insomma, Papa Francesco citava troppe volte la parola Dio nell'intervista e quindi il Codacons lo querelava. Ci arriva il giorno dopo un'email del Codacons, firmata proprio dall'avvocato Carlo Rienzi, che è il presidente, che dice praticamente, cioè, dovete smentire questa notizia. Altrimenti noi vi quereliamo perché poi noi abbiamo un rapporto particolare con la Santa Sede, per cui non possiamo. Quindi noi ci siamo interrogati in redazione, cioè ci stanno chiedendo, cioè stanno chiedendo a un sito di notizie false di dire che la notizia è falsa, che è una cosa molto divertente. Non sapevamo cosa fare, alla fine abbiamo fatto la cosa, credo, giusta. Cioè abbiamo fatto quello che ci hanno chiesto, quindi abbiamo fatto un comunicato di smentita e diciamo appunto che questo articolo è falso. E ne abbiamo approfittato anche per informare i nostri lettori che anche tutti gli altri articoli che abbiamo scritto dal 2012 sono tutti falsi. È stato, secondo me, molto divertente. Insomma, questa è una cosa che portiamo anche negli spettacoli che facciamo dal vivo. La gente si diverte molto perché è veramente molto curioso. Ecco, il nonsense, il senso dell'assurdo, il senso della provocazione, di ciò che è vero e ciò che è falso. Ora vi cito un altro personaggio che il prossimo febbraio ricorrerà il decennale della morte. Roberto Antoni, per tutti i freak, fondatore degli Schianto. Scrisse alcuni libri, tra l'altro. Uno di questi si intitolava Non c'è gusto in Italia a essere intelligenti, seguirà il dibattito. E l'altro Non c'è gusto in Italia a essere dementi, ma noi ci proviamo ugualmente. Ecco, io li ho letti tutti e due questi libri. Ho avuto la fortuna anche di conoscere delle persone molto amiche di Frick. E lui stesso amava ripetere: la storia ci darà ragione, anche riguardo alle provocazioni, anche riguardo al nonsense, a quello che oggi sembra privo di senso. Vi siete accorti in questi anni di esistenza di Lercio di come la società abbia cominciato a cambiare non solo nei confronti dell'informazione, ma anche nei confronti di se stessa, a rinnegare quello che è la ricerca della verità e a bersi anche le peggiori stupidaggini che circolano in rete, non quelle che mettete voi che sono fabbricate apposta, ma altri che mettono in giro di tutto e di più, anche notizie palesemente false oppure notizie manipolate che poi influiscono sulla, realtà e sulle scelte dei cittadini. Allora, essendo un fan degli Schiantos, non posso che partire da Frick Henry. La storia ci darà ragione. Beh, già se penso a Largo all'Avanguardia, Pubblico di Merda, è la stessa cosa che diceva Nanni Moretti in Sogni d'Oro, Pubblico di Merda. È tutto il pubblico di merda lì, pubblico di merda a fare il coro, insomma. È un qualcosa che, come dire, era già davvero avanguardia, già dai tempi degli Schiantos, e che poi si è confermata tale. Il tema in discussione è la post-verità. E davvero, per come la vedo io, ma credo che anche egli e la redazione di Lercio credo che concorderanno, è un rischio davvero altissimo per la democrazia, perché stiamo perdendo un fondamentale, che è appunto quello del confronto, della verifica e dunque di una sintesi che dovrebbe essere, per esempio, quella del metodo scientifico. La post-verità invece permette a chiunque di dire quello che gli pare. Ora dico, potremmo arrivare paradossalmente a andare oltre a problemi della politica. Potrebbe essere anche impossibile comunicare l'uno con l'altro se si porta all'estremo questo concetto. Perché se io posso comunque dire che 2 più 2 fa 5, perché sono in un'epoca di post-verità, qui non crolla soltanto, che ne so, la destra, la sinistra, la politica, le elezioni, crolla veramente l'idea di essere umano come appunto animale sociale, e quindi
qualcosa in cui ci si deve mettere d'accordo per progredire tutti assieme. Ecco, io lo so che ho fatto un'iperbole, però più o meno il ragionamento è questo. Quali sono stati, forse, se posso individuare qualche piccola tappa di questo percorso, che è vero, che però è pluridecennale, perché già Berlusconi negli anni 90, approfittando di un oligopolio mediatico, utilizzava meccanismi di post-verità. Per esempio, si faceva un vanto del fatto che lui avesse un sacco di processi in corso, quando in un ragionamento magari normale uno direbbe: quello ha un sacco di processi, mi puzza, non può fare il politico. Invece siamo passati all'estremo opposto, diventa un vanto, tant'è che oggi, a 20 anni di distanza da Berlusconi, Trump fa la stessa identica cosa. 2 mesi fa Trump ha chiesto la foto e non gliel'hanno concessa, la foto segnaletica. Quest'ultima volta invece gliel'hanno data, a secondo di... Beh, lui usa questa foto segnaletica per vendere delle magliette e guadagna milioni di dollari con cui paga le sue case vendendo questa maglietta. Qui non è neanche più un ragionamento nemmeno di post-verità, è dire non me ne frega niente, né della verità né della post-verità. Io sono figo anche se mi stanno processando e anche se dovessero condannarmi, io comunque avrei il voto di decine di milioni di americani. È un esempio, ma è così dappertutto. E uno pensa, ok, ma succedeva anche in passato con Goebbels, per esempio, nella Germania nazista, ed è vero, è un meccanismo ovviamente che la politica ha sempre utilizzato. Ma con l'avvento del web e soprattutto dei social, questi comportamenti vengono amplificati e vengono diffusi capillarmente, perché certo uno può dire che negli anni 30 molti tedeschi non sapevano cosa succedeva, a fine anni 30 non sapevano cosa succedesse veramente nei campi di concentramento. Molti altri erano magari bambini che già dalla scuola venivano indottrinati e cose del genere. Al giorno d'oggi veramente chiunque accede allo stesso tipo di informazioni e di disinformazioni. Quindi sì, è una situazione piuttosto grave e c'è un'assoluta assenza di linee politiche per provare a correggere il tiro. Ci sono, per esempio, che ne so, in alcune scuole dei paesi nordici ai bambini si insegna un po' come ci si deve muovere nel web per evitare appunto di cadere in fake news e crederci, però in generale non c'è, non vedo tutta questa attività da parte della politica, tranne quando poi succedono casi particolari, allora sì, c'è il momento di indignazione, però non è un discorso che a livello politico viene affrontato, secondo me, in maniera abbastanza approfondita. In questo forse Lercio magari sembra provare a fare il contrario, o meglio, questo ci piacerebbe, in un momento in cui ognuno spara le cazzate più assurde che vuole, spacciandole per vere. Noi facciamo il contrario, vi diciamo: noi siamo dei cazzoni. Quello che vedete qui è già falso. Come dicevo prima, se volete vederci un barlume di verità, volete farci un dibattito, provate a scavare sotto al sottotesto di quella battuta e magari ne può nascere qualcosa. Non so se ho risposto alla domanda, perché Sì, sì, sarebbe sì, sì. Perfetto. veramente un discorso. Io nient'altro da aggiungere che Gianni su questi temi, poi lo vedete com'è infervorato, ci tiene molto, quindi posso soltanto aggiungere che secondo me da fan dei radio è 2 più 2 fa 5, questa è una mia convinzione. Vabbè. No, magari un'altra piccola cosa, cioè noi nel nostro piccolissimo possiamo anche, qualcuno ce l'ha detto, possiamo anche interpretare il ruolo un po' dell'antidoto alle fake news, nel senso diamo una mano, cioè noi ci divertiamo, però al tempo stesso possiamo dare una mano a qualcuno, perché succedeva, e boh, magari ne parlo, iniziato a lavorare, che i nostri articoli venissero presi per veri. Dopo un po' questa cosa è andata. Cioè, adesso non succede praticamente mai. Credo che sia stato un po' anche un merito nostro, nel senso che le prime 2 o 3 volte tu hai condiviso l'articolo e poi hanno detto: guarda che è il Lercio ed è un sito satirico. Magari la quarta volta stai attento e ti sei imparato a guardare la fonte, a vedere che c'è scritto Lercio, Lercio.it, che già dal nome ti fa capire che non è una roba seria. Per cui magari da lì le persone sono state un po' più attente, hanno condiviso un po' meno bufale. Questa è una nostra speranza, però non sappiamo se è effettivamente così. Ecco, un'altra Un'altra cosa, cosa. la scelta delle parole. Nanni Moretti
Parumbella Rossa dice: le parole sono importanti, poi gli parte anche una pizza, come si suol dire, ma le parole sono importanti, e oltretutto una lingua come la nostra, quella italiana, che ha un vocabolario immenso. Io ho visto anche lingue estere, sono molto più semplici, non hanno sinonimi. Quanto difficile è la scelta delle parole, dei concetti per confezionare un articolo falso ma verosimile, senza offendere nessuno, ma stimolando appunto l'intelligenza delle persone? La difficoltà che incontriamo quando scriviamo gli articoli è intanto che noi, essendo la parodia di un giornale vero, dobbiamo utilizzare quel tipo di linguaggio lì, quello giornalistico. Per cui io lo dico anche, cioè adesso sono più di 10 anni che scriviamo articoli, io mi sento molto giornalista, ho cominciato intanto ad apprezzare molto la professione del giornalista e ad ammirarla più di quanto facessi prima. Noi siamo tutti lettori di giornali. Cioè, noi facciamo questa cosa perché amiamo il giornalismo e stimiamo i giornalisti fondamentalmente. E abbiamo imparato a scrivere articoli come se ne scrivono sui giornali veri, diciamo. In più a questa difficoltà si aggiunge quella delle tecniche satiriche, cioè quando tu fai satira devi utilizzare alcune parole perché fanno più ridere di altre, molto semplicemente. Gianni ha citato più volte Luttazzi, lo faccio anch'io, lui pure ci ha insegnato che la battuta è un meccanismo è un meccanismo perfetto e quindi le parole devono stare al punto giusto. La sorpresa, perché la battuta è fondamentalmente lo svelamento di una sorpresa, deve arrivare alla fine, per cui tu quella parola la devi mettere in un certo punto. Alcune parole fanno più ridere di altre, le parole con la C dura fanno più ridere delle altre. Ci sono tante, soprattutto nel turpiloquio, usiamo molto la C dura perché fa più ridere. Quindi noi mettiamo insieme un po' tutte queste cose, le tecniche giornalistiche, le tecniche satiriche e compiliamo il nostro articolo sperando che abbia successo. Ovviamente poi la difficoltà maggiore, secondo me, è il titolo, che è quello che attira. Cioè, tu puoi scrivere anche un articolo meraviglioso se il titolo non è efficace. Non lo leggerà nessuno, per cui col passare degli anni siamo concentrati molto sul titolo e poi successivamente scriviamo l'articolo a corredo di quel titolo. Infatti, correggimi se sbaglio, ho visto più volte le cosiddette ultim'ora di Lercio, che sono praticamente solo lanci, come faceva una volta l'ANSA, un lancio il titolo e poi niente. Poi voi a volte li sviluppate questi lanci. Sì, noi lo facciamo proprio. Allora, ogni mattina esce un articolo, ogni mattina tra le 10:30 e le 11:30, da 11 anni c'è sempre proprio un articolo. Nel pomeriggio di solito lanciamo sì delle ultim'ora, è così. Però vogliamo far sapere, quindi magari utilizziamo anche voi, in questo caso, far sapere che ci sono gli articoli di Lercio, quindi, perché spesso ci scrivono addirittura. Vi do un'idea, potreste scrivere degli articoli su questi titoli. No, lo facciamo da 11 anni, non sappiamo più come segnalarlo, scriviamo leggi l'articolo con le frecce, così insomma, però ancora non tutti lo sanno. Avete citato molto spesso Luttazzi, che era un maestro, che è, forse meglio dire era, perché è un po' di tempo che non va più in televisione, un maestro della provocazione e che ne ha pagato anche le conseguenze. Vi ricorderete di Tito Bulgaro, di Berlusconi, insieme a Biagi e via discorrendo. Quel tipo di shock nell'articolo vostro, o magari in televisione con Luttazzi, è ancora fattibile, oppure bisogna sempre trovare un altro livello per scioccare il lettore, o comunque chi guarda un video o chi legge un articolo, un vostro articolo? Cioè, dovete spingervi sempre un pochettino di più, perché comunque siamo stati abituati a già le fake news e a già le provocazioni. Avete nominato Trump prima, quindi che vivo in America, quindi ne so qualcosa, che comunque un maestro nella provocazione, tout court, e quindi bisogna sempre cercare di spostare l'asticella della provocazione in alto. È una cosa che vi capita spesso, oppure magari scrivete un articolo e vi viene fuori che non è così provocatorio come dovrebbe essere? Una provocazione può esserci e può essere comunque ignorata. Ciò che dava fastidio di Luttazzi, secondo me, sì, è ovvio che era quello che diceva, però era il fatto che lo diceva Rai 2. Sul web c'è così tanta libertà e c'è così tanto materiale che difficilmente potrebbe succedere un qualcosa, sollevare uno scandalo tale per cui la politica si interroga se è giusto. Ok, l'editto bulgaro l'ho dovuto anche al fatto che c'era un monopolio, perché poi quando Berlusconi ha governato c'era sia Mediaset che Rai, d'accordo? Ribadisco, una cosa che ai politici dà molto, molto, molto fastidio non è soltanto quello che dici, ma è quante persone riesci a raggiungere.
Ora, ribadisco, sul web in generale c'è molta più libertà. E a questo consegue il fatto che ovviamente l'asticella si è spostata in tutti i sensi. Si usa di più il turpiloquio. A proposito, un inciso, il turpiloquio che fa parte di quelle armi retoriche che servono al lato comico, diciamo, di un articolo giornalistico di Lercio, di un articolo satirico di Lercio, andrebbero usate con cognizione. Una parolaccia non sempre è necessaria in una battuta. A volte può essere persino controproducente. Adesso non starò a fare degli esempi, però. Invece ci sono alcuni casi dove è molto efficace, sia per il suono, sia perché magari deve, so, rendere un'iperbole. Quindi anche lì non è la parolaccia in sé che tira sull'asticella, dipende dal quale contesto viene usata. E noi di Lercio sappiamo che in certi casi la parolaccia ci sta e in altri no. Io non so rispondere se ci sarà sempre bisogno. Io credo che ci sarà sempre bisogno della satira, sempre, che è un fattore umano, ridere del potere, ridere di chi è più forte di te. Credo che esisterà sempre. Però in effetti ogni tanto mi metto il dubbio in questo attuale periodo storico, come faccio a fare battute quando c'è Trump e si fa, ribadisco, la maglietta con lui che è lì è portato in carcere, insomma, per la fotosegnaletica. Era la stessa cosa che ci chiedevamo ai tempi di Berlusconi, in realtà. Non so, e sembra che riusciamo ad andare avanti comunque. L'asticella è un po' anche, diciamo, la cultura, tutta la cultura di una società. Quindi, se si alza l'asticella in un settore, probabilmente la si alza anche negli altri. E quindi tutta la società è abituata a un altro livello di discussione, vogliamo chiamarla così. Quindi io veramente non posso prevedere il futuro, soltanto che come in rock and roll tante volte ne si è annunciata la morte, tante volte ci scrivono stavolta vi hanno superato, la realtà vi supera, è un po' anche un cliché, ma noi proviamo ad andare avanti il più che possiamo. Ribadisco, la nostra provocazione non credo sia molto, diciamo, efficace nei confronti della politica. A noi interessa però di più che sia efficace nei confronti dei lettori e magari anche di quelli che non sono i nostri lettori sempre, perché una cosa è parlare con chi la pensa come te, una cosa è invece far ridere, quindi far pensare, far venire un dubbio a qualcuno che non la pensa come te, e a questo serve la risata nella satira. È un grimaldello. Tu prima ridi e poi dice, ah no, cavolo, ma questo è una frase antirazzista, magari. E magari ti metti il dubbio che ci sia appunto questo fondo di verità, ecco. Non so, per il resto non saprei. Io immagino che ci saranno altre forme in futuro, che non saranno più quelle della satirical news, satire news, che è la denominazione del nostro genere, e che tra l'altro esiste appunto, a parte che esiste dai tempi del male, ma esiste anche dall'Ottocento, e in forma del web esiste The Onion dal 1986, o meglio, dal 1986 era cartaceo, poi è diventato sul web nel 1996. Noi siamo in contatto con colleghi da tutta Europa che fanno il nostro stesso tipo di satira attraverso finti giornali e finti articoli di giornali. Da decenni funzionano, noi siamo tra l'altro anche tra i più giovani, perché abbiamo colleghi in Europa che lavorano da 5, 6, 10 anni prima di noi. Quindi per ora proviamo ad andare avanti così e speriamo che funzioni. Per me un vostro articolo si è mai rivelato effettivamente vero? Nel senso, poi avete scritto qualcosa che poi effettivamente si è avverato? Poi, ma può succedere in 11 anni? Sì, è successo. Infatti, noi spesso diciamo che le nostre non sono notizie false, sono notizie che ancora non si sono avverate. Alcune si sono avverate, nel senso che noi abbiamo dato lo spunto. Ce n'è una carina che facemmo sul fatto che arrivava un'app che si chiamava Dignità, che ti impediva di mandare messaggi da sbronzo. E lì questa si è avverata semplicemente perché qualcuno ha letto questa notizia, gli è piaciuta e l'ha realizzata veramente. Lui poi ci ha mandato il messaggio: guardate nell'App Store, cioè, ho creato Dignità, come avete detto voi. Però mi pare anche qualcun altro, adesso non, sinceramente non me lo ricordo, ma anche qualcun altro. Una cosa che mi ricordo di anni fa, ai tempi di Renzi e del Jobs Act, che facemmo quella che si poteva licenziare con un tweet, che all'epoca sembrava una cosa veramente, cioè, no, vabbè, far ridere, ma poi, cioè, adesso è tranquillamente, cioè, succede con un tweet, succede con un SMS, cioè, prima non era pensabile. Per cui sì, siamo cresciuti insieme anche ad alcune innovazioni tecnologiche che hanno reso alcuni nostri articoli obsoleti, cioè sono effettivamente realizzati. C'è di più perché abbiamo anche
da questo punto di vista abbiamo pure una rubrichina che si chiama Te l'avevo lercio, e che appunto racconta quando i nostri titoli, adesso ne ho preso una così al volo, ma ribadisco, è successo, non so, un po' di volte, sicuramente più di 4-5 volte. Questa, per esempio, nel 2015 avevamo scritto Scarabocchia per far scrivere la Biro, per caso disegna Maometto, fondamentalista si taglia la mano. Nel 2016 il post esce con questo trafiletto. Il ragazzo che si è tagliato una mano in Pakistan. Durante una preghiera un ragazzino ha alzato la mano perché non aveva capito che l'imam chiedeva di alzare la mano a chi non amasse Maometto. Dopo, ovviamente, questo eroe si è tagliato la mano. Ora, è ovvio che non si realizzano pedissequamente i nostri titoli, i nostri articoli. Però capita più di una volta, ma c'è un motivo di fondo. Noi, una delle tecniche satiriche è l'esagerazione, l'iperbole. E però, dicevamo prima, se l'asticella si alza, un'iperbole può non essere più tale, magari dopo un anno o due, perché succede qualcosa appunto che supera quell'iperbole. Quindi non è così strano che qualche nostro titolo poi più o meno fedelmente si riproduca nella realtà, o comunque venga almeno scritto da giornali seri. Non è detto che sia vero, ma può essere che viene scritto da giornali seri. È successo persino questo. Faccio riferimento anche ad una pagina che non ho capito se è collegata con voi oppure no, che si chiama A, ma non è Lercio, dove ci sono delle notizie che sono vere, ma sono palese, sembrano scritte da voi. Allora, sì, e noi siamo nati per questo. Siamo nati per questo, ed è ovvio che loro, però, soprattutto questi sono le free press, fanno molto questi articoli sensazionalistici, ma la cosa triste è che ormai lo fanno anche diciamo i giornali blasonati, quelli che leggiamo noi, quelli che magari stimiamo, perché è anche possibile che in un giornale ci siano 5 ottimi articoli e l'articolo sui gattini stupido, che è quello che però d'altro canto dà anche, diciamo, da mangiare alla redazione stessa. Quindi non è che non capiamo la situazione o che noi non come dice Edi, noi amiamo il giornalismo e i giornalisti, ed è anche un po' per questo che facciamo il verso a ciò che non ci piace, cioè del giornalismo, perché sappiamo che c'è un giornalismo vero ed è indispensabile nel discorso democratico. Perciò il deterioramento del giornalismo significa deterioramento della democrazia, c'è poco da fare. Per rispondere alla questione di amano nel Lercio, no, non sono collegati a noi, loro addirittura esistono da prima di noi, ovviamente si chiamavano in un altro modo, mi pare Notizie Bizzarre dal Mondo, cose del genere. Poi quando siamo esplosi noi ci hanno chiesto se potevano utilizzare questo nome qui, abbiamo detto sì, ovviamente, anche perché ci faceva anche comodo, in qualche modo ci ha fatto piacere, nel senso che ci ha riconosciuto come il sito l'unico sito di satira che fa notizie di satira in Italia, per cui bene. Sì, lì noi poi spesso lo saccheggiamo, quella pagina, quando ci serve di trovare delle notizie che sono simili alle nostre, che però sono vere. Ne abbiamo fatto una classifica, abbiamo fatto una top 5, che anche questa portiamo negli spettacoli ed è molto efficace. E tra quelle che ci piacciono di più di queste notizie, che poi alla fine non sappiamo, come dice Gianni, sono vere o sono false, però sono uscite su giornali seri, per cui non gli diamo affidabilità, e c'è quella della bambina che chiede al suo compleanno una torta con Little Pony e si ritrova una torta con Little Tony. Questa notizia mi farà ridere sempre. Questo fatto è successo, pare, a Gangi in Sicilia. Noi una volta abbiamo fatto uno spettacolo a Gangi, quando abbiamo citato questa notizia è stato un boato, perché lì effettivamente a quanto pare è una notizia che si ricordano tutti. Quindi sei tu, Eddie, che scrivi le cose di religione, quindi immagino che il prete che appassionato di anagrammi, oddio, che rifiuta, no, quella non l'ho scritta io, sia roba tua. No, quella non l'ho scritta io, perché se poi la religione anche ad altri interessa, però sì, no, quella di Codroipo è molto divertente. No, io avevo scritto una cosa sul quando si parlava del gender, del pericolo gender a scuola, utilizzando un'esagerazione, come ha detto Gianni, che è uno dei linguaggi che utilizziamo. Avevo detto che insomma il gender entrava nelle classi e andava a toccare anche la cosa più intoccabile di tutti, cioè il crocifisso, di cui adesso si sta riparlando nuovamente, per cui c'era un disegno di legge, insomma, che prevedeva che ogni crocifisso dovesse, Gesù dovesse essere sostituito da un rappresentante del mondo LGBTQ. Nel nostro caso era, oddio, non mi ricordo il nome di quella transgender italiana che ha fatto anche politica, non mi viene in mente. Luxuria. Vladimir Luxuria. Vladimir Luxuria, esatto.
Quindi al posto di Gesù c'era Vladimir Luxuria. Avevamo fatto fare un fotomontaggio ad una persona bravissima che aveva messo Vladimir in croce con al posto di INRI c'era YMCA e c'era tutto un articolo che, insomma, che spiegava il perché. E lì io ho ricevuto veramente un numero di minacce, di insulti, ma che non è mai successo prima né dopo, insomma. Tra cui me ne ricordo una: brucerai all'inferno e io sarò e io riderò. Cioè, che faceva intendere che anche lui stava all'inferno a ridere, insomma, guardandomi. Guarda, se può consolarti, a noi è arrivato un partigiani di Satana, eh? Ah, Che beh, dopo il bello, nostro partigiani di video è Satana, arrivato un bello. partigiani di Satana. Quindi, cioè, Bellissimo quello. sono orgoglioso di questo, francamente. No, abbiamo avuto anche il caso di quello che si definiva l'avvocato del Vaticano, lasciamo Sì, stare. esatto. Quello che Ah, voleva denunciarci alla Sacra Rota. meraviglioso. Cioè, fai un paio di video, capita quello che ha una visione della storia tutta sua, per amor di Dio, però capita anche magari qualche invasato. Ne sono capitati un paio nell'ultimo video dedicato a Ratzinger, prevedibile, però quello di prima su Wojtyla ci ha dato delle grandi soddisfazioni, tra cui una probabile querela. Va Io la bene. sto Beh, vedete, aspettando, vediamo. a proposito del web, anche questo è un, secondo me, è un meccanismo, cioè ci si sente, si diventa tutti leoni da tastiera E quello è e ci vero. si sente, diciamo, come dire, si può dire quello che si vuole. Io penso che una persona come quella che dice brucerai all'inferno, lo dice perché lo dice dalla tastiera, ma se anche provasse la stessa cosa e ti incontrasse per strada, magari terrebbe un atteggiamento un po' più leggero, se non fosse perché c'era un'idea di educazione diversa. Ecco, lì dico che il web sta amplificando un po' dei meccanismi che sono ovviamente naturali, ma che tenevamo a bada in nome di quella che era, tra virgolette, l'educazione. Mentre sul web è come se ci avessero tolto dei freni inibitori. Ecco, il fatto di stare, è ovvio che è così, poi perché sei invisibile, magari non è nemmeno il tuo nome, magari utilizzi un nickname. E quindi puoi millantare quello che vuoi, puoi minacciare, puoi riversare tutta la tua bile, e probabilmente questa bile di molte persone è anche giustificata perché l'impoverimento della società, ma ovviamente, sempre ovviamente, colpisce un obiettivo sbagliato. Bisogna dare ragione a Umberto Eco, sempre. Ecco. Assolutamente, assolutamente. Voi fate anche spettacoli nelle scuole, sia in università che nelle scuole superiori, mi pare, no? Sì, abbiamo soprattutto allora, gli spettacoli, no, gli spettacoli li facciamo nei locali, insomma, nei teatri dove ci invitano. Nelle scuole portiamo, insomma, delle piccole lezioni, insomma, soprattutto allora all'università facciamo delle lezioni, siamo Lercio Magistralis, facciamo un po' la storia della satira, del mock journalism, partendo veramente da Benjamin Franklin, che ovviamente ci siamo andati anche a studiarci un po' queste cose dopo che il fenomeno Lercio, diciamo, un po' esploso, abbiamo detto, beh, vediamo un po' chi l'ha fatto prima di noi e come l'ha fatto. E quindi partendo veramente da lontano abbiamo un po' ricostruito la storia di questo che è un genere letterario. E naturalmente parliamo anche un po' della nostra storia, quindi nelle scuole ci invitano spesso, adesso anche i licei hanno cominciato a chiamarci, soprattutto durante le occupazioni, quindi spesso i ragazzi sono interessati a questo, perché ci conoscono, soprattutto su Instagram, insomma stiamo raggiungendo adesso un pubblico un po' più giovane e quindi noi andiamo volentieri a fare un po', ma a fare delle lezioni che alla fine sono divertenti, perché insomma cerchiamo di essere poco noiosi. Però ci è piaciuto molto studiare l'argomento e trovare dei riferimenti nel passato che sono molto interessanti, soprattutto sì, nel giornalismo tantissimo, ma anche nella letteratura, appunto. C'è, cioè, Mark Twain, uno che ha scritto, quando scriveva sui prima di diventare Mark Twain, scriveva su un giornale indipendente, pubblicò una notizia falsa, satirica però, perché lui voleva prendere in giro un costume dell'epoca, che però non fu capita come satira e si diffuse come bufala. Lui parlò del ritrovamento di un uomo pietrificato, che all'epoca, insomma, all'epoca dei cercatori d'oro c'era questa leggenda metropolitana degli uomini pietrificati, un po' come le scie chimiche adesso, insomma, questa roba qua. E lui ha voluto prendere in giro questo tipo di credenza scrivendo un articolo: finalmente abbiamo trovato un uomo pietrificato, c'era anche un'illustrazione, e questa roba varcò l'oceano e arrivò
addirittura in Gran Bretagna fu pubblicato su Lancet, cioè quindi è stata una delle prime bufale, diciamo, che ha varcato l'oceano, è arrivato dall'altra parte. E questo noi lo portiamo come esempio dicendo ecco che succede quando la satira non viene compresa, che è un problema proprio di allenamento del muscolo satirico, sempre per tornare a Luttazzi, che diceva il muscolo satirico va allenato. E purtroppo, soprattutto in Italia, noi facciamo riferimento al nostro paese, il muscolo satirico è poco allenato, per questo succede, ed è successo spesso che anche le notizie di Lircio sono state prese per vere. E Dino lo vuole dire perché, però, People ci ha chiesto di scrivere un libro su queste cose e l'abbiamo fatto. Si chiama Mock and Troll, è uscito appunto per People, dove appunto abbiamo affrontato anche storicamente, anche oltre a Twain, sempre degli Stati Uniti, Benjamin Franklin si era cimentato nel genere. Abbiamo parlato, per dire, dell'esperienza di Orson Welles, anche lì. Prima l'ha vissuta come, diciamo, come vittima quando fece quel famoso spettacolo radiofonico, l'invasione da Marte, e qualcuno l'ha preso sul serio. Siamo andati a vedere quanto c'era di vero anche in questo aneddoto e quanto di no. E poi per lo stesso Orson Welles, con Quarto Potere, analizza in maniera più seria, più profonda, quello che è il problema dell'informazione, della disinformazione. Eddie non l'ha voluto dire, ma insomma, ci è piaciuto così tanto studiarlo che per fortuna ci hanno fatto anche fare un libro di cui tra l'altro andiamo orgogliosi. Per il resto, sì, all'università parliamo di questi temi perché è anche per questo appunto che spesso ci chiamano, cioè ci chiedono quali sono gli strumenti per navigare nel web senza cadere nella trappola delle fake news. E gli strumenti però sono sempre quei due o tre, incrocio delle fonti e verifica dell'autorevolezza di una fonte. È solo con l'esperienza, ovviamente, e col tempo questa cosa si può fare. Eddie lo diceva prima, noi siamo prima ancora che autori satirici, siamo lettori perché dobbiamo essere sempre sintonizzati con la realtà e quindi dobbiamo leggere tanto. E ovviamente anche a noi ci capita di leggere cose che prima di capire se è vero o no, bisogna fare una verifica che magari può durare anche ore a volte. Poi può succedere anche che ci servano delle ore, però questo è l'unico metodo insomma, per uscirne. Ti ricordo, ho visto gente che condivideva le notizie del comune di Bugliano come se fossero vere, ma era anche convinta di quello che scriveva, che è palesemente un comune inventato, però non è stata capace di capire che era una cosa satirica anche quello, perché è una pagina satirica anche il comune di Bugliano. Io pure, non so se ricordate, qualche anno fa ci fu qualcuno che riprese la copertina di un album di Frank Zappa, Shake Your Booty, in cui lui vestiva la kefia. Poi già il titolo era una presa in giro nei confronti della disco music, e quell'immagine venne usata con un meme scrivendo: questo è Baba Al Rum, vuole introdurre l'utilizzo dei numeri arabi in Italia. Cioè, dai, cioè, era una presa in giro, cioè, e c'è chi ci ha creduto, e questa è una cosa incredibile. Ma perché poi la cosa viene anche, non per dire, ma noi proprio all'inizio, una delle nostre prime battute, uno dei nostri primi titoli diceva proprio una cosa del genere, che c'era un leghista che voleva vietare i numeri arabi nelle scuole italiane. Quindi da noi ovviamente c'era il marchio Lercio, anche se essendo all'inizio qualcuno poteva cascarci. Però già noi l'avevamo detta appunto come per prendere in giro l'ignoranza di certa classe politica. E la fissazione appunto col mondo arabo, con l'invasione, queste stronzate qua. E però in questo caso, ecco, succede quello discorso che stavamo facendo prima: succede che qualcuno va oltre, la utilizza al contrario e crea magari anche involontariamente un'indignazione perché manca la conoscenza del tema. Una curiosità su questa cosa, Gianni, non so se ti ricordi, ma l'articolo, non so se era tuo questo articolo, mi pare di sì, non No. so. No, no, ok. Però mi ricordo che noi utilizzammo nell'articolo proprio un comune vero della Lombardia e ci scrisse il sindaco del comune dicendo, chiedendoci di cambiare il nome. Infatti poi mettiamo un nome di fantasia di queste cose, tipo, non lo so, insomma, però queste cose che finiscono con ate, perché ci avevano chiesto appunto di modificare. Però sì, questo è stato uno dei primissimi titoli di Lerci. Tipo il bellissimo comune di Vergate sul Membro. Vergate sul membro, può darsi che abbiamo messo una cosa del genere. Io vi ringrazio della pazienza e della Ringrazio anch'io. disponibilità, è stato magnifico. Grazie mille, posso fare solamente i complimenti perché.
come utente, cioè, Grazie a la voi vedo cosa. perché sono chiacchierate sempre molto piacevoli e tra l'altro anche a noi ovviamente serve insomma ripetercele, trovare magari delle nuove, come dire, dei nuovi spunti da queste discussioni perché il nostro metro di giudizio è la risata del pubblico, però abbiamo bisogno anche di riflettere su quello che facciamo perché non possiamo da soli giudicare, abbiamo bisogno, abbiamo necessità che di avere un riscontro che vada al di là a volte anche della semplice risata o soprattutto del like su Facebook o sul cuoricino su Instagram. Quindi grazie a voi dell'opportunità perché a noi fa sempre piacere. È un piacere che, guarda, è un piacere tutto nostro, credici. È un piacere tutto nostro. Grazie mille. Grazie mille Grazie mille a a voi. voi e complimenti per il canale. Grazie, Grazie. grazie, grazie. E buon Arrivederci lavoro. a tutti allora. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao ciao.